cazzo riprende? Che cazzo riprende? Spiega. Mi prende il salvatore.
Thank you.
Mi chiamo Felice, ho 25 anni, vengo da Torino, sono la batteria nei Bellicosi e lavoro, faccio parte della comunità operaia e sono un colorista. Io? Sono Sabino, sono un tuono a Ciel Sereno, non vengo in treno, sono Sabino D'Agostino. E chi sei? Faccio parte della massa popolare. Io sono Lele, faccio un po' meno parte della massa popolare in quanto sono di Foglizzo e non di Torino. E niente, faccio più o meno un cazzo anche io con gli altri. Bye. Ciao. We'll be right back.
per fumo vuol dire ancora pazzo, un nome in francese. Fu vuol dire, fu vuol dire pazzo, però è anche inteso nel senso un po' scemo, un po' folle. Ho suonato un po' di mente. Io faccio una fanzine che si chiama Fist, di cui dovrebbe uscire il numero 4 a breve, e ho anche un'etichetta che si chiama Alice, che ha fatto uscire un 7 pollici, e dovrà far uscire qualcos'altro a breve, sempre così. Per me vale lo stesso discorso suo, che suonavamo insieme nei rudimenti. Io, vabbè, ho fatto la fanzine in passato, adesso attualmente mi occupo di un'etichetta che si chiama Lovebot e produco spillette per gruppi, etichette eccetera, e sono principalmente le cose che faccio della grafica, cerco di tenere su un paio di siti nostri dell'etichetta. Non diciamo, vabbè.
Niente, porro è una bella cosa, vero Marco? È bellissimo. Porro? No, ma brufolo sul dire... cazzo. No, porro io adesso dico, mi fa porro cannone, no? Porro. Sostanza stupefacente. Non devi dire la definizione, cosa viene in mente a te? Cosa no? Viene in mente porno? Però c'è tutto un sacco di persone. Quelli di cui si deve parlare in Italia della sborra siamo noi. Prendiamo poco i concerti. Cioè per me è la migliore. Thank you.
Conta solo questo alla fine, bisogna fosse il suo unico. Preparando per questa confederazione.
certo. Sangue e merda, signori, sangue e merda. E questo è lo spettacolare. Voglio vedere il sangue. Voglio vedere il sangue. Porco Dio. Vai! Ce ne due, signori. No! È stata in diretta. Oh, le figliosce! Sfattissimo! Riccardo! Se lo sapevo. Vabbè, pure quella canta di telecamera, battiti! Figliozzo, non ti pompare, continua a bere! Quanto manca? 5 minuti! 5 minuti, Figliozzo! Figliozzo, c'è io! Io!
United. Bellissimo, mi sono purificato. Per questo ho già 3 minuti di scocco, vai, fregolato. Ma sì, purtroppo un uomo non accetta la sua sconfitta, un uomo perso. È un uomo perso, un uomo perso. Compare, compare continua in perterre, continua in perterre, una sfida. Vabbè, abbandono. Momento, anche lui, anche l'altro, anche l'altro, anche ma sparando a sforzo, anche l'altro, eccola qua, puttana. Questi sono due libri, non ti preoccupare, siamo con te. Hai perso con onore. Ma io sono un perdente con onore. Benissimo. Porco Dio, non ho. No, non si bestemmi. Ma chi l'ha vinta? Ma chi l'ha vinta? Non ma chi l'ha vinta? Schiaccia il pollice. Ma che è sta cosa bagnata che ha di sopra, sbocco? Non lo so. Madonna. Ti metto in faccia birra, Cristoforo Colombo.
We had three members and the bass player. After a tour, you know, there was a lot of fighting, you know, and he and I, we fought sometimes, and we tried to be friends, but it was hard. And at the end of a tour, he says, "I'm going to move, and I don't really want to do the band so much." He said, "I can come once a month to practice." And we said, "We need more. We're going to make a new album. We're going to go on tour. We need you to give more time to the band. So maybe it's better if you leave the band." And so we looked for somebody else. But after one day, Brian said to me, "Let's just play without the bass player." And I said, "Okay," because I didn't have any other, that was all we had. We didn't have another bass player. So we played, and nobody seemed to notice that the bass was gone. Nobody says to us, "Where's the bass?" Everybody says the sound is, you know. So we played and played, and everybody says the sound is good. And so then we bought two speakers. So we normally in the USA we play one here, one guitar, but it's stereo. And everybody says the sound is good. And so we haven't found a bass player yet, so we just continue to play as two. It makes practice easier. It's less arguments. It's less money for the plane tickets to come over here. It's very good of the people, of the players. Yeah, you know, when you have five people and the comrades has six people. We're gonna be on tour for 1 month. They're gonna be Ho visto il tuo pezzo, Mustafa Moshe. E dopo di noi ci sono gli Austin, perciò non puoi andare. Grazie mille di essere venuto al concerto, grazie mille a chi ci ha organizzato. Thank you.
drug houses, you know, crack house, you know, crack cocaine. It's only drugs. No music. Only drugs. Serious drugs, you know. Crazy, like, you know, not just a little bit. People don't. They don't have a kitchen and. You know, it's just abandoned. Yeah. They don't really live there. It's just a drug place. And but we've been to some houses where punks, you know, squat at. It looks like a squat, but they actually pay money for it. So it's not a squat in that sense. They pay for it, but there are a lot of houses in America where just punks live in the big house, you know, and they live similar lifestyle. You know, they share the work, they cook food together, you know, they live as equals, you know. But we don't really have squats like in Europe. In Europe, it's usually industrial area, you know. And it reminds me of Germany. And Germany was the only other place that I've been to a squat before, was in Germany. So it reminds me a little bit of Germany, industrial. I like the train station, that's pretty cool. It's different. Yeah. No, I think it's cool. Viva Italia! Let's fucking go! Yeah.
Italians have never danced before. Over here. Make you cry.
In the world to come, fighting for what you want and who you believe in. Worldwide. There's a short song. We started in September of 1999. We like all kinds of punk and hardcore and folk music. Also, Washington D.C., The Bad Brains, Four Walls Falling, Gorilla Biscuits. Some of us like old punk, like Stiff Little Fingers and The Clash. And a few of us have roots in dub and reggae. Here. We'll be right back.
I work as a gardener, a landscaper, working in the gardens on an estate, a big house on the river in Virginia, and I rescue animals that are in the poor neighborhood where I live. I try to find homes for dogs and cats that would otherwise be on the street. And sometimes when I have time, I go to Food Not Bombs and I serve food at the park. And other guys in the band work at restaurants. One of them is an electric engineer. He fixes recording studios. And we just write songs and spend time with our families and loved ones. Grazie. Grazie. Okay. We travel the States a lot. We tour the U.S., especially the East Coast, a lot. We'll be right back.
band from Florida called Carlisle. I was in a band from when I know Joe and Damien, a band called Murder Bowman. And that's pretty much it. Now you split with that band. Yeah, yeah. I moved. That was down in Miami, and then we moved. I moved up to Gainesville, and I've known them for years from down south. And so I just kind of followed that. I'm not super familiar with the scene in Italy, but what? This is the most I've been to Italy before, but this is the most time I've had to like hang out, soak it in. It's amazing. It's nice. Just this place. Everyone who comes is just like the way, like the show, the stage, this building, the way we were treated today is nowhere in America will you ever find this. This is amazing. Yeah. Afferrare una carta da 10.000 con un colpo secco di muscolo gluteoidale e così alzare i soldi. Io
Oh, un piano. Però dipende che ti sto a fumare, poi faccio cattiva figura, tante fedeli. Ma perché non ci rompe le palle più lì sotto? No? Una volta a Roma se stava bene, noi cardinali mangiavamo a tutta ora. Non mi danno più oro, non mi danno. Ha fatto un provolo, lo fai prima. Per me è la migliore, che preferisco di più.